Ciao a tutti belli e brutti, brutte e belle da King Davark the Casual Gamer. Rieccoci con un nuovo episodio di Baldur's Gate 3. Siamo all'interno dell'accampamento dei Goblin, stiamo compiendo una strage perché dobbiamo aprirci la strada verso l'Underdark. E niente, abbiamo combattuto all'esterno dell'accampamento, nel cortile d'ingresso. Ci è andata più o meno bene, perché volevo fare qualcosa di più sottile, più stealth, ma me la sono giocata non benissimo, quindi ho scatenato una battaglia, come potete vedere. Ha avuto degli effetti importanti, comunque. Però, quello che posso fare, lottatrice piccina... Quello che posso fare è andare. So, you know about these parasites. Survive. Only if my people extract them. The only other cure is the blade. Okay. Qua saccheggiamo qui. Bottiglia, scimitarra, no. No, che qui questi erano. Si poteva interagire con questi. No, non succede niente. Mentre al piano di sopra si poteva sfondare. Ah, sto baule l'avevo ignorato. Si poteva sfondare questa parete rocciosa. Dove sono i nostri? Io ho saccheggiato i cadaveri, no? Se non è niente di che. Ah, danno l'ha fatto, dai. Quello io ho crollato. Ci potrebbe poi stare esplorare questo luogo. Però andiamo a farci un bel riposo lungo. Allora, innanzitutto ricostruisco la mia squadra, quella originale. Cioè, mettendo i più forti. Così, là all'accampamento devo viaggiare il meno possibile. Karlak. Ti rivoglio dentro. E anche la buona Shadowheart. Bellissima sta musichetta. So, that's what people mean when they talk about butterflies in their stomach. Did you want something? Detto io condividiamo qualcosa di speciale, credo ne vorrei parlare. Very serious of you. But go ahead. Come ti senti? Always good when I'm with you. Vorrei parlare di tutto quello che ci è successo. Fine. What's on your mind? Cosa ne pensi di quello che è successo al boschetto druidico? I suppose some would commend our actions. Goblins would have raised that whole place to nothing if it weren't for us. No excuse to rest on our laurels, though. We've still got our own problems to contend with. E come me la sto cavando, secondo te? You're doing just fine. After all, I'd scarcely anticipated being courted while fighting for survival in the wilderness. Tanto corteggiata da questo bellissimo uomo con le statue. Vabbè, unisciti a me. A questo punto andiamo di riposo lungo. Annanna. Allora, vediamo un po'. Qui c'ho un bel po' di roba da usare. Bellissima questa canzone. Comunque. Sì, provo a usare
quelli che valgono di meno, anche se è difficile ordinarli. Tre. Questo andrà ingombrato. Sì, perché comunque lo consumiamo. Ora mancano 15 all'arrivo. 3. Ne mancano 22. Sì, ho sbagliato. Era 25 prima. Il salame lo si può sostituire come arma contundente. Buona sapersi. 4, 1, 4. Manca 9, quindi 4 più 5. Perfetto. Mi libero anche di un bel po' di roba. Anche se c'è da essere contenti che ho tutto sto ben di Dio. It seems to be the perfect night to spend a little time together. Just you and I. Assuming you haven't changed your mind, of course. Fai strada. E quindi continua la romance. Pensavo avessimo dovuto aspettare un'altra festa. Sit with me. Pensai che non sarei venuto? Lots of people make promises. Few keep them. Well, to begin, I think a toast is in order. Any suggestions? All'amicizia no, una frenzonata. Dai, andiamo a noi. Bold. What does us entail? I suppose I'll find out. To us. Ma non è lo stesso schema, non è un successo identico all'altra volta? Now tell me something about yourself. È sempre lo stesso schema. No tadpoles, dragons, marauding goblins or anything like that. Something about you. È lo stesso, la stessa identica roba che è successo l'altra volta, lo stesso. Cioè, proviamo a essere un po' più audaci. Ci sono altre cose che potremmo fare oltre a parlare. Oh, I'm aware. Several come to mind right now. But I'm going to tempt fate and say we can take our time. A sto punto, dai, condividiamo qualche ricordo dell'infanzia nell'Underdark. Anche se potrebbe rovinare un po' la situazione. Che faccia da sbavoso che ho. Ma sì, dai, proviamo. You must have an extraordinary affinity for the darkness. I'm jealous. Ma che faccia? Don't stop now. Not just as things are getting interesting. È il tuo turno, insisto. È più bello fare un po' per uno. Proviamoci. Dobbiamo battere 10. Vuol dire che dobbiamo fare almeno 5. 6 per un pelo, ragazzi. Don't laugh, but I'm not quite sure I have anything to share. When you worship Shard, secrecy is everything. We'll sacrifice our own memories when ordered to. A lot of the little things are lost to me right now. Che faccia da leso. Questo l'abbiamo già usato l'altra volta. Bere vino non ti aiuterà in questo. On the contrary. It helps me create all new memories. Niente. Niente sexo nemmeno a questo giro. Ma cosa c'ha le... The others will be awake soon. Quelli di Padre Pio, come si chiamava? Le stigmatici? Guardala negli occhi.
What? Sei bellissima. I know. But you're sweet to notice. Thank you for last night. Abbiamo fatto un passo indietro, eh? Siamo diventati un po' bavosi. Spero che ce ne siano altre così. Me too. She trails off. You read an invitation in her eyes. A suo giro proviamo, dai. Sai, se vuoi qualcosa penso che dovresti prendertelo. Boh. Non si arriva mai al sexo. C'è sempre i bacini con lo stesso schema. That didn't hurt, did it? No, tutt'altro. Good to know. For the future. Let's head back. If we must. Non capisco questa meccanica. È stato praticamente lo stesso incontro di prima. Boh, almeno un salvataggio automatico. Ah, io qua posso vedere un attimo le relazioni con quelli. L'Azel è neutrale, anche se ci vuole scopar duro. Anche Karlach, mentre Shadowheart, la relazione procede bene, il personaggio approva le scelte dell'avatar. Vabbè, usciamo dall'accampamento. Andiamo di saccheggiare questa zona. Sto tempio, un tempo. My face protects me. At least things have stayed interesting. Vivo, pieno di festa. Adesso è svuotato. È silenzioso ed è vuoto a causa nostra. Non c'è molto da dire. Allora, qua non c'è nessuno da cui nascondersi. Un kiwi è sempre utile, questo poveretto che era stato sacrificato. Niente. Queste casse. Quest'altro. Oh. I bambini non ci sono più, ma è rimasta con la guardia lì. Incoming. Direi abbastanza gestibile. Push my luck again. Time to press ahead. Done. Infatti l'abbiamo gestito. Mani brucianti, vai dallo all'Azel. I bambini che erano qui non ci sono più. Oro. Un elmo può servire. Qua chi è che manca di elmi? Shadowheart forse? Nascondo la sua bellissima chioma, ma almeno si protegge. Ah, perché ha un diadema. Ha un diadema, vabbè. Qua giù c'è qualcosa di interessante. Certo che non vedere un mucchio. Cosa è successo? Freccia oscurità sempre bella, arnesi di scasso sempre belli, la bottiglia di grasso sempre bella. Light on my feet.
Va bene, è tempo di entrare. Io entrerei da qua, per curiosità. Impossibile da raggiungere, non è vero? Ma gli posso far scattare? Ci metto di più a farli scattare che altro. Ma chi è che fa? Qual è la bestia che fa sti rumori? Comunque voglio ricordare, noi abbiamo qua poesia nanica. Un figlio di Selune nel buio cadde con dolore, si gira la sua tomba della dea sacro bagliore, la luna piena di stelle mai più toccherà le porte della vergine, sarà protetta l'oscurità, lungo il margine sarà trovata la porta sul tempio, credo che lui ne giri, ma in che direzione? Ok, la luna... Le stelle, quei cerchi che girano sono le stelle, la luna è probabilmente il centro del meccanismo. Ok. Ah, è sempre il solito posto, ma siamo semplicemente entrati da sopra. Quindi in teoria ci evitiamo quei maledetti che sono qua. Ci evitiamo un po' di battaglia superflua, insomma. Quella porta lì non è una porta. Abbastanza inquietante che rimangono tutti i cadaveri che ti sei lasciato dietro. Allora, qui questa... Qua c'era... Penditura nella roccia. I miei incantesimi però non... Non mandavano. Tu puoi provare... No. Meglio non sprecare sta roba. Ah, innanzitutto evocare tutti gli assistenti possibili immaginabili. Quindi l'ottimo famiglio. L'ottimo braccio. Tu non evochi una minchia. L'ottima arma. Niente, niente. Have a lot on my mind. And well, in it. These boots have seen everything. Le stelle non toccheranno più la luna. No, la mano se n'è andata. Quindi ha una durata. Anche l'arma, no, li ho sprecati. Non pensavo avesse una durata, pensavo fossero come il famiglio che rimane a lungo. Le stelle non toccheranno più la luna.
queste sono le stelle. Queste sono le stelle. Allora, un figlio disse lui nel buio, cadde con dolore, si giura la sua tomba della dea, il sacro bagliore. Se la luna piena le stelle mai più toccherà, la porta vergine protetta, sarà protetta dall'oscurità. E queste non sono lune piene? Proviamo a svuotare questo cerchio. Questa è la leva. Non sono abbastanza indizi. Cioè, druido Alsin, non posso convocarlo qui. Cioè, le stelle non stanno toccando. Troviamo l'opposto, che queste stelle siano circondate da lune piene. Che dumaroni. Stata portata sotto un tempio, credo che le lune girino, ma in che direzione? Un fio di seluna nel buio cadde con dolore. Si gira la sua tomba della dea, il sacro bagliore. Se una piena le stelle mai più toccherà. Ah! La luna piena è questa che illumina. Forse ho capito, bisogna nascondere queste stelle al raggio di luna. Che intuizione, che intuizione. Allora, attraversare l'Under, abbiamo aperto una porta segreta nel vecchio tempo di Selune e conduce nell'Underdark. Trovare il cantone notturno, abbiamo risolto l'indovinare un accampamento goblin, scoperto un passaggio segreto che porta nel sottosuolo. Io ho sprecato un incantesimo e la convocazione del braccio. Qua è molto probabile che ci aspetteranno grandi lotte. Nel baratro. Andiamo nell'Underdark, dove comunque io sono abbastanza a casa. Non è detto che mi attacchino per forza. Invece
finirà così. Bella lunga, sta discesa. Questa è sta scala marcisce un minimo. Finita. Lethal. The Underdark is everything I thought it'd be. And I. This environment seems worthy of a Githyanki warrior's estimation. To be deemed worthy by the great Lazel of Kresh Kalir. Continue as you have, Karlag, and you will achieve the same. Quindi attraversare l'Underdark. L'Underdark è un labirinto contorto di tunnel e rovine. Dovremo esplorarlo a fondo per trovare la strada per le torri dell'alba lunare. Trovare il canto notturno. La traccia si perde nell'Underdark. Dov'è il canto notturno? Mi dicono che qui no, questo è per uscire. Eccolo là, un draw pietrificato. Buone notizie, insomma. Vabbè, proviamo a scassinarla, dai. Dov'è che sono gli oggetti arnesi da scasso, dai. La madonna, devo far 20. Posso cancellare? No, ormai sono qua. In teoria sì. Interagiamo con questa, poi statua di Selune che sembra collegata a Shadow Art in qualche modo. Questa divinità. Selenite. Boh, non mi metto di certo adesso a tirare addosso. Qua mi sembra però che possa essere utile avere il buon compagno Astarion. Ah, bellissimo. Un punto di viaggio veloce, male non fa. Pozione di guarigione, non me la perdo. Diario sbiadito. Rapporto 124, segni di vita nei pressi d'avamposto, intelligenti cercano chiaramente di nascondersi. Rapporto 125, non riesco ancora a trovare le forme misteriose, sanno come coprire le loro tracce, probabilmente draw. I brani successivi sono troppo sbiaditi per risultare leggibili. Rapporto 129, gli oguiati a sud, corre voce che ci sia uno spectator da quelle parti, che l'Underdark risolve i suoi problemi da solo. Rapporto 130, nessun avvistamento. 131, nessun avvistamento. 132, minfe. Ha visto delle statue a forma di draw giù a sud. Gli spettatori non dovrebbero comportarsi in questo modo. In ogni caso è un problema in meno di cui preoccuparsi. Sto mantice cos'è che fa? Niente. Qua abbiamo un po' di casse. Io qua controllo tutto, prima di... Pergamena di raggio di infermità. La prendo e poi vediamo che cacchio fa. Qui c'è anche un bel... io comunque essendo un drone non ho bisogno di torce, ok. Però Shadow Art mi dispiace. The Underdark, as if we didn't face enough dangers back up on the surface. If you're sure. Mi dispiace, ma Astarion sarà il mio compagno. Fiez che accampamento. Ah, io non ho ancora tirato questi. Cosa ne penserà Graffio?
Dammi quello che hai in bocca. All right. It's only fair that you enjoy it too. But if you feel like throwing it, I wouldn't mind that at all. Ah, addirittura. Giochiamo col cagnolino addirittura. Dov'è che è sta palla che gliela tiriamo? Vediamo se corre. Oi. Eccolo che va a prendere la palla. Grandissimo. Noto che il druido... Ah, il druido è qua. Quindi adesso magari ci parliamo un attimo. Prima convoco il buon Astarion. You're staring at me again. What do you... Poi il buon Alsin forse ha qualche consiglio. You wish to speak? Sempre le stesse opzioni. With such stimulating company? Sempre le stesse opzioni di dialogo. Vai a capire. Vabbè, Astarion, io ti ho convocato per aprire sta porta. Lui c'ha un bonus più 7. Ah, però così manca Shadow Art che ti dà. Proviamo, dai. Meglio convocare anche Shadow Art perché qui è tosta, eh. Lascio l'asa e la casa. Chuck, you believe as you say. Quindi Shadow Art torna nel gruppo. Dov'è? Dove sta? Eccola là. I was hoping you'd come to chat. All right, some cup. Such depth to the shadows. I don't care what others say about the underdog. Riproviamoci, Astarion, riproviamoci. Abbiamo anche guida, dai, dai. Un 12 e si è sicuro matematicamente, dai, perfetto, ottimo. Questo forziere nasconde una trappola. Noi abbiamo l'incantesimo rivelazione della magia o una cosa del genere, no? Attenzione, fallito il... Dai un po' guida al buon Astarion che qui c'è qualcosa da percepire. Questo muro di pietra si può passare oltre. Allora, usa... Ah, ma gli oggetti di scasso alla fine non li consumiamo mai? 15, dai, più fattibile. C'è un bel po' da saccheggiare qui. Che elmo della punizione. Quando applichi una condizione con uno dei tuoi incantesimi
Ottieni punti ferita. Cosa dire? Uno dei tuoi incantesimi. Punizione. Una condizione. Boh. Andiamola da stare un momento. Qui vedo altri bendidi. Elisir del Colosso. Aumenta la tua taglia. Questo a Karlach. Qui, allora, qua di pozioni ne ha troppe il buon King Davark. Chi sarei io? Due. Karlach ne ha due. Castarion ne ha una grossa e tre. Una grossa e due. Beh, allora mi sa che me la merito io la pozione. Poi, cassa. Arnesi da scasso, sempre belli. Starion, a te. Corsiere opulento. Ok. Tu sei disattivatore di trappole. Disattivata la trappola, bisogna scassinare. Simple. Never a dull moment. Con effigi danni radiosi. Prova con onda d'urto radiosa. Boh, diamo a Shadow Art. I soldi sempre utili. Disarmo a Starion. Pozione a Karlach. E ci siamo. Questo barile non ha niente dentro. Possiamo procedere, possiamo procedere. Never wanted the easy path. Una volta uscita qui chiamerei Lazael, perché qui non vedo più niente da saccheggiare né niente. Da saccheggiare, da scassinare. Che cazzo? Apriamo, magari è un nostro amico, dai. Un attimo, fammi tirare il dado. Niente, non l'abbiamo salvato. Cos'è sta roba? Perché? Povero Minotauro, cioè magari era il nostro amico. Se gli salvavamo la vita. Però io qua non capisco perché fallisce il tiro. Qualcosa disabilitava alcuni bonus. No. Fallimento critico. È passato. Qualcosa aveva reso inabili i miei bonus. Mi ha impedito di salvare il povero Minotauro. C'è una cosa, andiamo. Ma che cacchio di proviamo? Andiamo là sopra. Vediamo se da quassù si può disattivare. Sicuramente salvataggio, rapido, poi ne faccio anche un altro. Credo sia lei che dà energia a questa trappola. Shouldn't have wished to live in more interesting times.
cosa è successo a Shadowheart. A niente, a protezione di Selune sul forte nell'Underdark. Ok, quindi in realtà forse ci stava proteggendo. Però noi se fossi, cioè, quindi questo Minotauro non era assolutamente nostro amico. E se noi fossimo usciti, questi incantesimi ci avrebbero seccati, o come il Minotauro protetti, ok. Troppi interrogativi. Beh, meglio così, dai. Fuoco l'alchimista è sempre utile. Annesi di Castle, buon Astarion. Però Astarion, io siccome, cioè, qua ci sono in giro Minotauri. No, abbiamo già visto cosa succede quando sei in un combattimento. Macchinoso, però qua. L'Aesel dov'è? Eccolo qua. Speak. Vieni. It is done. Se ogni volta che li scambio ottengo 2000 punti esperienza, mi conviene continuare a scambiarli. Shame to lose you forever. Yes. Do keep your wits, Shadowheart. Should a dagger suddenly slice your name. Mi piace questo elisir della sete di sangue. Karlak, ricordiamoci che tu puoi attivare sta roba, quindi contro il Minotauro forse ci conveniva attivarlo. Vediamo. Poi possiamo anche evocare quei troll là col nostro corno, quindi insomma se le cose si mettono male abbiamo un po' di armi. A nostro favore, assolutamente salvataggio. Io qua lo vedo, che c'è qualcosa che non va. Let's get going. No, ma che mi sono ubriacato? Non c'è un oggetto che posso lanciare qua. Un sasso che posso prendere e lanciare. Ah, fungal spores. Refreshing. Dove? Perché sono finito? Stavo facendo altro, vabbè. Hush. Do you hear it? They're coming. They're coming. Palacca la mente cercando di abituarti a questa voce insolita. Careful. If we can hear it, perhaps it can hear us. Infatti stai zitta. They're coming. You're coming. Everybody's coming. Allora, prima di superare sta barriera. Usti, eccolo là. Antico diario Selunita, magari ci dirà. Non sono i passi del Minotauro che fanno tremare tutto. Mi fai selezionare questo antico diario, vai. Non volevo prenderlo, volevo solo leggerlo. Dov'è adesso sto diario? Dove cazzo te lo sei messo? Allora. Leggi.
Non riesco a dormire senza luna e le stelle. Durante la mia infanzia pregavo gli astri ancor prima di conoscere il nome di Selun. È blasfemia? Quando cammino sugli spalti, l'unica luce che vedo è il bagliore dei loro occhi che mi aspetta là fuori. So che l'alto iniziato un piano ci porterà fuori di qui. Vedremo il tutto per tutto. Dolce vergine della luna, donaci tua splendente. La tua luce splendente, te guidaci a casa oltre il buio del niente e mantienici sul sentiero della verità lucente. Grazie alla tua fiamma che arde eterna. L'ultima riga della preghiera si perde in uno sbaffo, come se fosse stata macchiata da qualcosa di umido. Ah, è la fortezza che c'è nell'Underdark, questa per caso. Ma quella è la spada. L'arma potentissima che stavamo cercando. Quella lì. Niente, mi tocca ad andare dal Minotauro. Cristallo viridiano. Sì, schiaccio H, voglio che mi apri questo. Il veleno dove te lo sei messo? Dai, diamolo a Lazel. Luce notturna. Essenza di luce notturna. Foglia di luce notturna. Meglio che mando avanti Shadow per raccogliere la luce notturna. Eccoci qui. Slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Religione. Andiamo di religione. Non c'è qualcuno che sa più di me di religione? 8. Tira di nuovo, assolutamente, anzi. Dai. 16, perfetto. You know this rite. A blasphemous ritual that desecrates Lolth by offering your blood to honor the weak. Versiamo qualche goccia di sangue sulla pietra, vai. The drow script inscribed on the blade flickers and glows. It rises from the stone, hanging in the air in silent offering. Accolito ultimi riti della danzatrice oscura. Un'ispirazione ottenuta, quindi. Sempre da Shadowheart. Ne ha 4, quindi vanno consumate. Volete rituale della sofferenza di Elistrae, ottieni la spada benedetta. Che non è il Nightingale, qualcosa lì. Allora, la spada benedetta che fa? Non ho competenza per usarla. E non fa niente di che. Faith will guide me. Come on, let's go. Eager for battle. Never a dull moment. Non serve a niente la spada benedetta. Quindi qua si va di qui. Siamo di qui che c'è sto tizio. Io spero che abbia anche voglia di parlamentare. Spore questo intoppo con ogni altra creatura influenzata da spore comunicanti. Ok. Sì, però forse è meglio mandare lui.
Madonna, che palle, ho perso uno di vita. Sono in pace. Non esiste la pace. Non esiste la pace. E adesso buona fortuna con un Minotauro con 117. Anzi, due. Non penso uccideremo molte entità. Mancato addirittura. Colpo critico, ottimo, ottimo lavoro. Io direi che qui è l'ora di vedere cosa cacchio fanno questi. Quindi cos'è che è? Mentre in ira o ai punti ferita inferiori pare infligge 1-4 danni di fuoco extra con gli attacchi con arma e senza arma. Quindi prossima mossa attivare assolutamente l'ira. Non è un umanoide. Bisogno di questo per concentrarmi. Poi andare di incantesimi forti. Questo la scatta. No, ruggito. Ruggito avventato. Cioè cosa fa il ruggito avventato? Dimmi, rivelami questo segreto. Questa entità ha vantaggio ai tiri per colpire. Qua mi hanno massacrato. Cioè non so come altro definire questa situazione. Tutti. Cioè questi prossimo turno siamo morti. Però beh, noi abbiamo vantaggio nei danni. Niente, bisogna andarci, cioè, duri duri proprio. Poteva andare anche meglio, sinceramente, però.
però lei ora muore. Io non sono più concentrato, quindi dovrei togliergli 12, ma come glieli tolgo? Faccio cagare. Dai, vai con questo. Cioè, sono disperato. 5 gli ha tolto. Quindi devo salutare Karlach. Proviamole tutte. Questo è morto. Contro un minotauro ce la si può fare, ma contro due... Boh, meno male che è matto e se la prende a caso. I nostri forse ce la stanno per fare. Meno male che se la prende con le rocce. È innegabile che dovremo viaggiare con una certa attenzione d'ora in poi. 3:18, 7:24. Forza un alleato. Però se do dei punti vita temporanei si riprende. Non voglio scoprirlo. Scoprire che no. Così a caso, quindi. In questa situazione è meglio essere sicuri di quello che si fa. Ok, Karlach si è ripresa. Shadowheart è morto, quindi non capisco cosa volete da me. Quindi l'arma è scomparsa, rimane lui, vai. Mancato. Se io l'aiuto ad alzarsi, cosa succede? Cioè, lei dovrebbe tornare in vita adesso? Morente. Cioè, mi conviene adesso aiutare Shadowheart, magari.
No, non è Shadow. No. Non ci posso credere. Ho sbagliato tutto. Tutto. Resistente a danni taglienti, vulnerabile a tagli contundenti, ma che ne so, che ne so. Non posso lanciargli una granata addosso, no? With haste. Fondamentale il folletto qua. Qua si gioca tutto per tutto a sto punto. Attacco con finta, dai. Poteva andare un po' meglio, un po' meglio. E la Madonna. Ma perché lei non si alza? Se ha fatto 3 tiri di successo. Frastornato, quindi? Svantaggio, vabbè. Una schifezza. Posso allontanarmi, in effetti. Io volevo pure far amicizia con quel... Allora, qui eravamo già in combattimento, troppo tardi per far tutto. Volevo pure fare amicizia con quel minotauro che stava arrivando sotto. Ho fatto male a disattivare la trappola a protezione della fortezza, dovevo attirare i minotauri lì. Oh Gesù. Path lies before me. Ah, fungal spores. Refreshing. What the? More. Vabbè, dai, 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 dai. Shadow Art, vai te. Better get to it. I'll grab that. Still breathing, despite everything. Preparati perché tra poco non respirerai più. Slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Perfetto, 19, quasi un successo critico, quasi. Quasi un successo critico. You know this, right? A blasphemous ritual. Sì, 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 sì. By offering your blood to honor the weak. The drow script. Ok, ci abbiamo Starma che in realtà non fa un cavolo. Ma volendo. Volendo possiamo andare qua sotto da qui. Let's be on my way.
Qualcuno ha perso la testa, sì. È una situazione brutta. Cosa sta succedendo? Sto posto è devastante. Cioè, ben presto dovrò ricaricare un altro salvataggio, perché qui, cioè, siamo già morti. Figaz, colpo critico dalla nostra signorina. This is gonna feel good. Devo attivare prima l'ira, mi sa. Mordi, mordi. Dai, un po' di effetto l'ha avuto. Cura lei, che siete rimasti in due. Irruento, andiamoci. Solo 9 di danno, cioè. Gli abbiamo levato quasi 100 di vita, sì. Cioè, nonostante questo sia sbucato, ci abbia fatto fuori. La situazione è devastante. Cioè, non so cosa vi aspettate. I'll lend a hand.
ci tocca un riposo lungo per forza. Coglionazio. Mancano 19, ne mancano 10. 2 da 5. Ci siamo. I lead, you follow. Vabbè, che diciamo di no? So you think. Let's see if you're right. Però penso che Shadowheart si offenderà. Gith train relentlessly. We know our bodies inside and out. Osti. Close your eyes and submit. Si è visto tutto. No, no, siamo noi a sottomettere. Non abbiamo guida di Shadowheart. Successo per un pelo. You awake in pain. Your back, your hands, even your tongue ache. It's time to rise. Dawn is upon us. Direi sì, ovviamente ce ne andremo alle prime luci dell'alba. Every breath, every blink proves exhausting. A long day awaits you. Ma pure, oh mio Dio, cioè, si è visto le palle del cavallo. Shadowheart non sarà contento di questa roba. Vabbè, rieccoci, signori e signori, nel... Torchstalk. Let's watch my step. They like to explode. Not sure what the other mushrooms are. Sì, questi sono quelli che sono esplosi, giusto? Quindi bisogna aprirsi la strada. Questi che fanno? Che possono risultare a nostro vantaggio anche. Situazioni brutte. Allora, andiamo un po' a far fuori quei cazzo di minotauri. Oh cacchio. È il bestio di prima? Cos'è che c'è?
Cioè, ci sono pure sti tizi qua. Saranno buoni, saranno cattivi. Ma forse era meglio se facevo il passo montano, non lo so. Chi ci sta vedendo non è ostile. Ma chi è che ci sta vedendo? Perché non ci ha attaccati? Ah no, sono i minotauri. Io direi di entrare nelle modalità a turni. Ci abbiamo fatta salire. Dai, Fia. Vi placate un attimo? Davvero devastante sto posto. Porta, trasporta adesso fino alla netta giunta di Italia media inferiore in uno spazio che sei in grado di vedere. E questo può servire. Tocco Jade, impedisce un bersaglio di recuperare punti ferita, ritirata rapida. Mi piace, olio dell'anatema, rivesti la tua arma attiva di olio, quando colpisci un nemico questi subisce una penalità di meno 3 per colpire. E questo può andare alla gente in prima linea, veleno draw, sempre alla gente in prima linea, olio diminuzione, gente in prima linea. Allora ragazzi, anzi, chi è che accecava? Il corvo. Comunque F5 che in caso me ne vado da qua. Don't be shy. Light as air. E puoi evocare una bella arma, una alabarda, vediamo un po'. E questi proteggeranno qualcosa di valore. Questa è la mia teoria. Però io nell'Underdark ero a casa, cioè dovrei essere un minimo, no? Un minimo a mio agio. Broken bones must have fallen. Venite almeno per i danni, manca qualsiasi due forza dei bersagli. Quando colpisci un nemico, questo. Oppure subire svantaggio per le caratteristiche che ti stai vedendo, nonché una penalità di tiri per danni e attacchi mischia con arma. No, questi usano la carica. Con la carica ti fa un fuori, non è quello che ci serve. Resistenza al fuoco, quando colpisce un nemico questo subisce una penalità di meno 3. Questo ci può stare. Il corvo stai buono, l'arma stai buona. Il braccio cosa può scagliare? Niente. Braccio stai buono. Tu avanza e preparati
boh, con la freccia di fuoco, che ne so. Il mondo che fa? Uccida le spalle. Questo è bello. Questo è bello, signori. Questo è molto bello perché ci... Lui però non ci dà le spalle. Avveleniamo la lama. My faith protects me. Off I go. Let's not get caught off guard. Don't waste a step. Can't afford any mistakes. Ready for anything. E andiamo proprio dietro. Spero ma bene. Salvataggio, per un attimo ho avuto paura. Tu corvo non puoi farti sgamare. Arma, non puoi volare da nessuna parte. Speriamo bene, speriamo che questo non si giri. Dai, perché mi tiene col fiato sospiro? Col fiato sospeso. Si è bloccato. Forse mi conviene disattivare i turni. Oh porca miseria. Ma quella creatura è... Ah, no, devo combattere, cioè, che sfiga, mi tocca combattere contro tutti. Non ci posso credere. Come non puoi raggiungere destinazione? Ma sono tutti contro di me? No, forse ce l'hanno tra di loro. Questo mi piace. Come concetto. L'Aisel dove è finita? Non è il suo turno? Di chi è il turno? Ok, allora facciamo così che... che facciamo? Facciamo cos'ha? Che devo fare? Allora, qualcuno può tirare il grasso. Shadowheart si deve levare. Per forza di cose. Non allineiamoci, perché questi qua c'hanno... Ok. Fuck yes.
E andiamo. Io spero che questi siano nemici tra di loro. Se no è finita. Meno male, meno male. Figa, pensavo già. E allora è una fortuna, signore. È una fortuna tutto ciò. Prono, perfetto, perfetto. Protezione di Tyre. Proteggiamo noi stessi. Lo posso incendiare sto bastardo. Mentre questi due se le danno. No surrender. Porca miseria. Avvicinati un po' allora. Ma che cazzo. Ok, vai. Proviamo sta roba dell'oscurità. Accecato. Perfetto, perfetto. Qui la lotta tra bestie. Godzilla contro King Kong praticamente. E noi godiamo. Se le danno queste. No. Questo non è un bene. Te le ho date, eh. Cioè, non è dato il suo movimento, non provoca. King Davark, glielo do. Così speriamo possa scappare. Ma in teoria è accecato questo. Cioè, che fa? Contro un bestiale potrebbe spingerlo via di 5 metri. 6-18, questo c'ha 70 di vita. Qua cosa che mi puoi dare? Vedi per aumentare la tua taglia? Sì. La madonna, devastante. Bisognerebbe far fuori anche sta bestia. Se riesco ad accecarla è meglio. Difesa alta, difesa alta.
Questo ha 27 di vita, cioè non gli posso a lui dare una bella secca. Devo essere concentrato. Spaventato, ottimo. E quando è spaventato non può muoversi. E questo a noi piace. Io intanto lui male glielo faccio. Colpo critico addirittura. Però si è alzato. Non una bella, una bellissima notizia in realtà. Bene, qui se la danno tra di loro. Chi è quello messo meglio? È lui, quindi... Cioè, se lei vola via, cosa succede? Sì, prende la reazione. Quindi quello messo meglio è lui con 48... Cioè, siamo proprio in mezzo a un combattimento tra mostri giganti. Cosa è spaventato? Io ti consiglio di attaccare il Minotauro. Non l'ha fatto. Qui si tratterà di far fuori questo. Assolutamente sì. No, solo 7. Vai, sentinella. Seccato. Grandissima. Dai, Shadowheart. Ti copre lei. Musica epica. Cura te stessa, mia zia. Che devo dirti? Ma crea danni anche alla povera... Crea danni anche alla povera Karlach. Perché se crea danni anche alla povera Karlach non lo faccio. 4, 17, 36... Frantumare. Dardo incantato. Si potrebbe provare. Light on my feet. Tutti sullo stesso. Relativamente efficace, diciamo. Madonna, Karlach, quanto cazzo è forte. Bene. What a charmer. Ragazzi, andate ad aiutarmi. Cioè, venite ad aiutarmi. Perché vi siete incastrati lì? Credo che andremo a farci un altro riposo lungo.
sicuramente salvo. If not over, then through. Diciamo che ci siamo giocati un po' tante risorse che avevamo, quindi prossimo combattimento, se questo è solo l'inizio, non è un bel segnale. Ma no, raga, ma per favore. Chiudiamo questo glitch. Andiamo a riposare. Rimane ancora quella creatura sotterranea, però è molto ferita. Vorrei chiudere la questione con spiegarmi con Shadowheart, perché sennò non dormo tranquillo la notte. I was hoping you'd come to chat. What do you need? Very serious of you. Ah, non sa niente quindi di me, Lasa. Vabbè, ammetti, non hai mai avuto una reazione come questa, vero? Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get overinflated. Va bene. Niente, tutto a posto con Shadowheart. Non ha saputo niente di me, Lasa. Forse ne frega niente. Allora, direi che siamo in un bel mucchio di guai. È una terra ostile, ci tocca un altro riposo lungo, perché sono messo malissimo. Potrei gestirmi con due riposi corti, forse, in effetti. Feeling fresh? Oh, that took the edge off. What's next, I wonder? Oh, enough. Sì, dai, va bene così. Gli altri sono tutti bloccati giù perché hanno attivato ste cazzo di trappole. Quindi mi tocca avanzare da solo qua. Vabbè, direi che in realtà potrei andare all'accampamento e far respawnare le persone qua. No, troppo intelligente il gioco. Se io avessi una corda... Carla che ha trovato la via. Io le corde le ho sempre ignorate. Cesto di vimini. Non proteggeva niente però questo. Mercenaries and cutthroats. Useful friends, if you can afford them. Ok. E gli stiamo rubando tutto. E con questo li pagheremo. Con quello che gli abbiamo rubato da loro stessi. Carlac. Questo per me. Uffa di Baldur. Baldur's Gate. Tutto torna. Anelli. Qua devo scassinare.
10, dai, fattibile. Devo far 7. Non posso più usare i miei poteri, però. Sì, bonus totale 3. Ma però cazzo, cioè. Cioè, dai, porca miseria, ma quali sono le probabilità di far così? E poi ci sarà dentro delle uova marce, ci scommetto. Ma vaffanculo, va. Ma qui c'è un ascensore, però i miei compagni, cioè, non mi seguono. Almeno mi rifaccio un po' di oggetti de... arnesi da scasso. Vabbè, sì, serve a Starion, eccetera. Però questo nel prossimo episodio. Direi che qui è stato tutto abbastanza intenso. Questo ascensore dove porta? Boh. Comunque al massimo lo riprenderemo. Torneremo qua giù. Dove sono i nostri obiettivi qui? In teoria dobbiamo attraversare tutto sto posto. Non so nemmeno quanto è grande. Spero non troppo. Vabbè. Quindi, con questi funghi allucinogeni, vi saluto. E non mi resta che dirvi ciao a tutti, belli e brutti, brutte e belle, da King Dark, The Casual Gamer.